Rientriamo in studio e ci colleghiamo con il nostro meteorologo di fiducia, il tenente Ombrello. Tenente, ci sente? Salve cari ascoltatori, sono ancora io, Ombrello. Sì, lo sappiamo che è lei, l'ho appena annunciato. Ale, cominciamo proprio bene. Vi starete chiedendo dove sono oggi? La domanda che tutti volevamo farle. Ebbene, sono in cima al campanile di San Domenico, da qua la vista è bellissima. Ci risiamo. E va bene, vado con le previsioni, lo sa? Sulla TV satellitare c'è un canale meteo 24 ore su 24. Avevamo qualcosa di simile quando ero bambino. Si chiamava finestra. Per l'ennesima volta il termometro befferà il calendario con una mitezza esasperata da nord a sud, portando una tiepida primavera ai nostri balconi. Non male. Ma che? A detta di fatti, questo non fa che certificare un dato scientifico incontrovertibile. E sarebbe? La cronica inesistenza della stagione invernale sul nostro paese. Un'intera stagione che a scanso di episodi brevi e fini a se stessi è stata praticamente eliminata dal campionario meteo italico. Vabbè, comunque mi permetto di farle notare, tenente, che lei è un po' sopra le righe come meteorologo. Comunque ho fatto una scoperta sensazionale prima. Ho scoperto che in tutto il mondo il tempo insolito prevale in ogni momento dell'anno. Linea allo studio, che adesso devo continuare con le mie osservazioni. Ecco appunto cosa dicevo. Ah, bene. Restate con noi adesso, un piccolo break pubblicitario e poi torniamo in studio con gli aggiornamenti delle notizie. Passa a Valiciclo. Valiciclo, vali, valiciclo, la valigia triciclo. È finalmente arrivata la valigia triciclo, valiciclo. Ti scoccia fare la camminata dalla porta all'ascensore oppure dal cancello al portone? Valiciclo, la valigia che si trasforma in ciclo e ti fa risparmiare spazio. Inoltre memorizza i codici dei tuoi portoni e li riapre in automatico. Valiciclo, non perdere tempo, entra subito nel tuo edificio. Puoi pagarla in comoderate da 80 euro per 40 mesi. Passa a Valiciclo. Da quando uso Valiciclo, la suola delle mie scarpe si consuma con molta più difficoltà.